Buon salve a tutti! Da un po' di tempo a questa parte su YouTube sono usciti un paio di video dove commentavano i cambiamenti dei collegiali, sia ragazze che ragazzi. Ma io ho deciso di fare una cosa ancora più bella, di riportare in auge un format vecchissimo, ovvero niente proprio di meno che la bombiola passi! Mamma mia, siamo nel 2021 e ancora che riporto robe vecchissime. Ma dettagli, ma dettagli. Perché ho deciso di fare questo? Beh, perché sì, volevo commentare i cambiamenti dei collegiali, sia, diciamo, fargli dei commenti. E quindi la bombiola passi la cosa perfetta per questo, perfetta direi. Prima di iniziare io vi ricordo di seguirmi su tutti i social se ancora non lo avete fatto, di lasciare un like e di iscriversi al canale, mi raccomando. Bene, direi di iniziare con la prima collegiale. Allora, premetto che ho preso tutte le ragazze del collegio, diciamo non proprio tutte, la maggior parte, ecco, dalla prima edizione fino all'ultima, quindi non ho preso solo quelle delle ultime, perché sennò sarebbe stato troppo easy, troppo veloce, troppo scontato. Iniziamo con la prima, Alice De Bortoli. Vedendo questa foto, allora, posso dire che è accettabile, è una bella ragazza. Ora non so adesso se è maggiorenne o meno, però sti cazzi, per il format ci stanno dei commenti. Non voglio la pula sotto casa, o i carramba. Bombabile o meno? Oddio. E dai, una bottarella, perché no? Perché non una bottarella? Direi che, dai, la bombo, la bombo. Ora non ricordo precisamente com'era il collegio, perché queste edizioni le ho intraviste più che altro, le prime, non so dire con precisione. Però vedendola, mi sa di bombabile. Vabbè, dai. Allora, ti frenzono, amica mia, solo perché sei pugliese, sei simpatica, ma non sei bombabile, Cristo. Come cazzo fai a bombare una del genere, dai? Appena la guardi in faccia, scoppia a ridere. Mi immagino una persona che la vuole bombare, arriva lì e non ce la fa, scoppia a ridere. No, no, passo, passo, passo. Passo. Mariana Resta, oddio, oddio. Con quello sguardo, mamma mia, mi viene voglia di bombarla. Fammi pensare meglio. Ma sì, dai, la bombo, signori, la bombo. Ci sta, è bombabile. Ah, Anastasia Podeschi, attenzione, qua si va sull'attuale. Una parola. Perché, diciamo, se vedo il viso, non mi è tanto bombabile. Cioè, non mi dà quella voglia di bombarla. Però, mo che ci penso, la passo. La passo. Però se c'ho dei ripensamenti potrebbe essere bombabile. Ecco, potrebbe, potrebbe. Oddio, ho scelto la foto giusta di Beatrice, eh. Se avessi trovato la foto di adesso, era super bombabile. Come adesso, dai, è bombabilissima. Come in questa foto, con questo taglio di capelli, diciamo che è accettabile, è accettabile. Però se io mi devo, diciamo, attendere alla realtà, se io devo pensare come adesso lei, bombabile sicuro, bombabile 100-100. Quindi la bombo, dai. Mamma mia, la Dorelfi, no, 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 è odiosa, la passo, andiamo avanti che meglio, non la sopporto, non la posso vedere. Le gemelle Fazzini, attenzione. Allora, chi bomberete le due? Quella più calma, quella più tranquilla, perché boh, mi sa un po' più di chiutto, un po' più di coccoloso, ecco. E l'altra invece è troppo nervosa, troppo da mandarla a quel paese, ecco. Quindi adesso non so chi è delle due, quella tranquilla, quindi dico che bomberei quella tranquilla e passo l'altra, dico sinceramente. Potete dirmi pure che sono commenti sessisti, ma sti cazzi, per il content, questo ed altro. Oh, quando si parla di figa vanno bene questi commenti. La Cristini, oddio. Allora, questa è la foto, vabbè, quando è andata al collegio. Diciamo che adesso, se non erro, non ha più i capelli rasati. Non voglio dire una cazzata. Da quello che ho visto, non ha più i capelli rasati. Però, sono abbastanza indeciso, perché potrebbe essere bombabile. Non mi dà quell'idea di bombabile, ecco. Ho sempre dei dubbi. Non saprei, a dire la verità. Beh, se me lo chiede con tutto il cuore che la bombo, con tutto il cuore. Qua sono abbastanza indeciso, perché se vedo questa foto non la bomberei, sinceramente.
One eternity later. Facciamo che la passo per adesso. Poi so dei ripensamenti. Una bombata. È più che accettabile. Oh Gesù. Federica Cangiano è ancora una bambina, quindi passo. Facciamo CBCR. Cresci bene che ripasso. Chissà il futuro cosa riserva per lei. Ah, lei super bombabile, dai. Dai, diciamo che ci sta una bombatina. Gliela darei. Una botta, perché no? E che fai? Te ne privi? Eh no, che non te ne privi. Bombabile, dai. Ci sta. Non è bombabile al 100%, però una botta gliela posso dare. Ah, vabbè, Sofia Cerio. Allora, per come era al collegio, super bombabile. Adesso si è leggermente montato un po' la testa, ma questa è la fama, possiamo dire. Però bombabile. È bombabile. Super bombabile. Dai, chi non ha mai avuto dei sogni erotici con lei? Ok, no, mi scuso. Era minorenne ai tempi. Non voglio i carabinieri sotto casa. Sono dei commenti goliardi. È goliardia questa, eh. Diciamo che è bombabile. Oh Gesù, no, no. Passo. No, grazie. Mi stai sulle palle. Non ti sopporto, ecco. Grazie, ciao e arrivederci. Attenzione, potrebbe essere abbastanza bombabile. Il fisico è un bel fisico, diciamo. Cioè, questo è nulla da togliere alla cara Luna. Diciamo che sì, dai, la bombo. Posso dire che se me lo chiede, la bombo con tutto il cuore. Giulia Matera. Oddio, qua è difficile la scelta. Però la bombo, dai, sono sincero. Ah, Maria Sofia. Attenzione, sono indeciso se frienzonarla, quindi essere amico a lei, o bombarla. Qua è difficile la scelta, qua è difficile. Però dai, la bombo. Non so perché, ma diciamo, era nascosta questa cosa della bomba. L'ho detto sinceramente. Sono stato il più sincero possibile. Oddio. No, questa è troppo bambina. Almeno per quello che mi ricordo della sua avventura al collegio. Quindi passo 100-100. Nicole Rossi. Attenzione. Sono abbastanza indeciso qui. Perché la potrei vedere più come un'amica. Però dai, non sarebbe male bombarla. Devo essere sincero. Allora, se ci penso, qua è difficile. Diciamo, a guardarla mi viene da dire la bombo. Però se penso un po' caratterialmente e quel che ho visto nel web, mi verrebbe da dire anche la passo. Posso dire che per adesso la passo. Se c'ho dei ripensamenti, la bombata è sempre a portata di mano, ecco, come si dice. Ah, Rebecca Parziale. Allora, se la vedo così di primo sguardo, mi verrebbe da dire la bombo 100-100, anche se minorenne, ma sti cazzi. La bombo 100-100. Però, a ripensare un po' a come si è comportata nel collegio, piano piano ci ripenso. Però dai, posso dire che una bombata, perché no? La bombo. Oddio, qua è difficile la scelta. Che devo dire, mo? 6.5 hours later. La passo. Sincero, la passo. Frienzon. Possiamo mettere anche Frienzon, dai. Più che passo, ma sì, dai. Mettiamo come la passo, per adesso. Poi non si sa cosa riserva il futuro. Ah, Sara Piccione. Allora, per come era ai tempi, una bombata 100-100. Adesso un po' meno, da quel che ho visto su TikTok. Vabbè, è fidanzata con Alberigo De Giglio. Almeno quello che ho visto io. Se ci attendiamo alle foto, la bombo 100-100. È una bella ragazza. Niente da togliere alla cara Sara Piccione. Anzi, se mi vuoi scrivere, benvenga. Ah, no, è vero, è fidanzata. Vabbè, sti cazzi. Se mi vuoi contattare in un futuro, sono disponibile. Ah, no, è l'ultima? Bene, che dire? Devo dire che mi piace fare questi video, perché escono dei commenti bellissimi da me. Peccato che sono solo nella mia fantasia e non conoscerò mai e non parlerò mai con una di queste ragazze. Sarebbe stato troppo bello farci un'intervista, farci una live, conoscerla in chat, conoscerla di persona. Sarebbe stato bello, ma c'ho la sfiga in culo, quindi direi che me le sognerei soltanto queste ragazze. Vabbè, ma per il pubblico medio di YouTube, questo ed altro. Che dire, spero che questo video vi sia piaciuto. Penso di sì. Scrivetemi nei commenti
chi bombereste e chi passereste di queste ragazze. Vi ricordo di lasciare un like, di iscriversi al canale, di seguirmi su tutti i social se ancora non l'avete fatto. E detto ciò, noi ci vediamo alla prossima.